Il modello Arthur, l'acronimo è Adulti Responsabili per un Territorio Unito contro il Rischio, costituisce di fatto un paradigma di pedagogia civile che restituisce agli adulti l'obbligo della responsabilità quando un minore delinque o vive nel rischio. Il costrutto di riferimento prevede che il rischio non sia solo e tanto in chi lo vive, ma in chi lo osserva, rendendo gli adulti sempre più responsabili di azioni di prevenzione, di contenimento, di contrasto alla devianza. Se noi non restituiamo agli insegnanti, ai genitori, agli educatori, ai sacerdoti, agli allenatori sportivi la capacità di individuare i predittori della devianza, probabilmente la battaglia contro il rischio non la vinceremo. D'altra parte tutti i dati ufficiali ci riconsegnano una istantanea della devianza minorile come qualcosa che nasce con dei determinatori sociali chiari, che sono le famiglie di provenienza, il livello di scolarità dei genitori, la contiguità criminale nella quale vivono questi ragazzi. Se questi indicatori li utilizziamo utilmente come sistemi di previsione, come dei predittori funzionali all'intervento educativo, probabilmente riusciamo ad arrivare molto prima e molto più efficacemente.